Il tuo primo ricordo legato alla danza? Una palestra a Trento dove avevo fatto un seminario di danza con Abbondanza Bertoni e c'era una sequenza di Antonella Bertoni che aveva un movimento che era simile, una cosa del genere, e a me ricordava un pallone da basket. Siccome io giocavo a basket prima, avevo iniziato ad associare la danza al basket. Tra l'altro Dan Peterson diceva che il basket era la danza con la palla e quindi ho iniziato lì un po' a percepire la danza. Allora, se la danza fosse tre movimenti o tre passi, quali sceglieresti? Stare in piedi, uno spostamento spaziale e non è un movimento, è un cambio ritmico, il passare da uno stato a un altro molto velocemente e poi tornare. C'è una canzone, una colonna sonora che per te è particolarmente significativa o che colleghi per un significato particolare a un momento della tua vita o del tuo lavoro? Lose Yourself di Eminem. Ok, ora puoi invitare qualcuno a danzare con te, chi inviteresti? Claudia Rossivalle.